Benissimo, allora innanzitutto ringrazio il dottore che mi ha anticipato perché mi ha risolto tutto ciò che dovevo dire sull'importanza dell'anticipazione della diagnosi. L'ha detto lui, io lo condivido ciecamente, quindi andiamo avanti. Il mio intervento spero non sia troppo pesante perché devo toccare dei concetti che sono un po' complessi, ma d'altra parte se vogliamo capire perché è importante fare una diagnosi di ADHD in età prescolare e come collocare l'ADHD in senso lato e in particolare l'ADHD in età prescolare in questo momento storico, quindi quello che dice la letteratura, io devo toccare per forza. Vuol dire che se vedo che voi fate troppo sforzo cognitivo, farò un punteggio dei genitori e di tutti gli operatori e vi dico se siete più bravi o meno bravi dei vostri figli. Allora, come avete già sentito da stamattina, suppongo, la dottoressa Porfirio, la ADHD adesso viene collocata nel neuroscienza. Però rarissimamente la gente spiega che significa nello sviluppo. Quindi i genitori dicono, abbiamo imparato questa parola nuova, molto bella, però non c'è dubbio. Neurosviluppo significa focalizzarsi, studiare la relazione dinamica tra processi, competenze attese e comportamenti correlati. So che state pensando, ne ho capito meno di te, però adesso ve lo spiego con un modello. E scelgo un modello banale che sicuramente è conosciuto sia da genitori, dagli insegnanti, quindi dai non addetti al lavoro. Prendiamo la deambulazione autonoma. Parlare di deambulazione autonoma dopo che mi presento con la mia testa, come parlare corda a casa è complicato, però comunque per questo modello piace. O tutti sanno che i bambini normalmente iniziano a camminare intorno alla mediamente. Chi ha figli lo sa. Che l'ha detto il pediatra, l'hanno letto, quindi sanno che quella è più o meno la fascia d'età. Quindi la competenza attesa, per esempio, del camminare, è mediamente intorno all'anno. Ma la prima domanda che dobbiamo farci, per quale motivo un cavallo abilissimo nel correre ci mette un giorno a mettersi in piedi e non riesce a chiamarlo? Siccome diamo per scontato che il cavallo non è più geniale del bambino, dobbiamo pensare ad altre cose. Le altre cose sono queste. Il bambino deve integrare una serie di processi mentali legati all'integrazione, per esempio, tra udito, visione e rumore, stimolo esterno, l'integrazione dei propri segmenti corporei, quindi le informazioni propriocettive. Quando fa la quadrupedica, voi pensate che sia facile, ma è di una complessità enorme, perché io devo farla crociata, cioè devo mandare avanti il braccio sinistro con la gamba destra e viceversa, come quando camminiamo. Allora, questo ti manda una serie di informazioni. Tutto questo viene chiamato processo che aiuta al bambino a costruirsi delle mappe mentali. Chi sono io? Che cos'è il mio corpo, come il mio corpo si relaziona con l'ambiente, con lo spazio e come il mio corpo e spazio si relazionano con l'oggetto dello spazio. A quel punto arrivano i comportamenti correlati, cioè io mi muovo in funzione di un obiettivo, conoscendo queste mappe mentali. Se una madre vede che un bambino un anno cammina, ma fa su e giù per un'ora, se lo guarda i 10 minuti, i 20, poi cominciamo, beh, non mi sembra troppo. Se non c'è un fine di questa funzione, noi già assistiamo, visto che noi, scusate, devo tornare indietro, ma queste parlano di noi, ho deciso di parlare troppo, vai, io non riesco a mandare niente, vai. Noi già sappiamo che la maggior parte dei bambini si collocano attraverso una curva chiamata gaussiana tra il 25 e il 75%. Quello è il range della percentuale dei bambini che mediamente cominciano a camminare tra i 12 e i 13 mesi. 12 anche 13 mesi. Poi ci sono quelli che camminano prima e quelli invece che camminano. Questa, quello che cammina prima,
e ci sarebbe da dire sulla DHT. Ok, lo lasciamo da parte. Parliamo di quelli che camminano tardi, se rimaniamo nell'ambito del motore. Sono quelli che devono essere tenuti sotto controllo. Come diceva giustamente il dottore, il pediatra che mi ha preceduto, l'attesa dei pediatri, fortunatamente adesso, non è più se non cammina, camminerà, se non parla, parlerà, ma è riempita di follow-up, cioè lo tengo sotto controllo fino al punto in cui questo bambino va a finire un range che è clinicamente significativo. Oltre 18-20 mesi cominciamo a preoccuparci. Precisato questo, entriamo adesso nell'argomento della DHD in età prescolare. Se noi collochiamo la DHD come tutti gli altri disturbi del neurosviluppo di cui ha già parlato il pediatra, ci sono dei punti chiave su quali non possiamo assolutamente non tenere in considerazione. Uno è l'inizio del disturbo. Se io devo individuare come queste competenze attese, questi comportamenti correlati alle competenze attese e i processi che l'aiutano si sviluppano nel corso dello sviluppo e divengono alterati, per esempio nell'ambito della DHD, io devo prendere dall'origine, non posso prendere dalla fine, non posso nemmeno prendere dal mezzo. Ragione per cui dobbiamo cominciare a pensare quando possiamo parlare di una diagnosi di progetti variati e quando, in quella fascia d'età, possiamo cominciare a identificare i processi evolutivi compromessi, che è l'argomento che toccheremo oggi. Basandosi su che cosa? Su come si comportano i bambini con disabilità. Cioè, abbiamo delle tappe evolutive, come l'abbiamo sul movimento, sul motorio, cominciamo a leggere anche su quelle che sono le funzioni, i cosiddetti processi alterati nella vita. Secondo, dobbiamo individuare i sintomi relativi a quel momento, cioè all'età prescolare. In altri termini, i comportamenti dei bambini crescono nel corso dello sviluppo? Sì, tra un bambino di 5, 3, un adolescente di 15, c'è una sostanziale differenza. E allora se crescono e si modificano i comportamenti, si modificano anche i sintomi, cioè quegli aspetti clinicamente evidenziabili che hanno a che fare con atipie dello sviluppo in quello che denominiamo. Allora la domanda è: ce l'abbiamo questi criteri per capire come si fa una diagnosi in età prescolare? La risposta è in parte sì, cioè abbiamo gli strumenti per individuare, ma non è detto che siamo sicuri dei sintomi che funzionano. In quale maniera? Con indagini statistiche, facendo per esempio una batteria di valutazione dei genitori di una popolazione generale di età prescolare, possiamo, chiedendo chiaramente i sintomi ADHD, quelli riportati per fare la diagnosi, possiamo individuare due parametri fondamentali, definiti di specificità, cioè la maggior parte dei bambini con sviluppo tipico hanno molto poco frequentemente questi sintomi, e sensibilità, tutte e due devono andare in pari passo, cioè questi sintomi li riscontriamo prevalentemente nei bambini con ADHD. Quando questi due parametri vanno di pari passo, allora posso dire questo bambino è veramente dentro questo range, questo basso range che abbiamo visto nella curva classale. L'altro elemento importante, ed ecco anche l'importanza dell'inizio, è che noi dobbiamo individuare come, se i sintomi cambiano, come cambiano. Nel senso, ci sono dei sintomi, soprattutto iterativi impulsivi, che hanno un'insorgenza precoce, già dai 3 anni. Guardate questa linea soprattutto blu, e hanno una traiettoria piatta, cioè rimangono tanti, altri anche 4, 5, 6 anni. Poi, se avessimo continuato con la fascia d'età, voi vi sareste accorti che questi sintomi cedono e durante l'età scolare sono quelli attentivi che diventano più significativi.
Altri sintomi, per esempio, poi uno qualsiasi, poi dopo vedremo quale, segnato in giallo, è, non è clinicamente discriminante dai bambini normali all'età di 3 anni, ma il suo potere discriminante cresce con la crescita dell'età dei bambini. Altri fluttuano, quello in rosa, cioè sono alti subito, poi dopo scendono e poi si rialzano. Sembra assurdo, però tutti i sintomi nelle varie fasce d'età hanno questo tipo di avvenimento. Allora, che vuol dire fare una diagnosi di apprendimento prescolare? Non è la semplice anticipazione cronologica della condizione, cioè io sono più brava di quella che fa 7, io faccio a 4, ma rappresenta la prima importante sfida per incorporare la concezione ADHD in una prospettiva evolutiva. Voglio sapere quali sono i processi alterati in un figlio a 3, a 4, a 5 anni. Voglio capire che cosa mi devo aspettare, perché io non lo so, madre, insegnante, specialista, che cosa mi devo aspettare come competenza attesa in quel momento, e voglio sapere quali sono quelle espressioni comportamentali che mi dicono qualcosa non va. E questo lo voglio sapere dai 3 ai 5, lo voglio sapere dai 6 ai 12 e lo vorrei anche sapere, se ci riusciamo, dai 12 ai 18. Quindi fare questo significa di vedere la GHD in una maniera completamente differente. E le domande che dobbiamo porci, o che io sono posta quando faccio una diagnosi di GHD in età prescolare, sono: i sintomi che io studio sono 18. 9 attenzioni e 9 pertinenze. Il libro mastro mi dice che devi utilizzare per fare una diagnosi. Sono appropriati per un bambino di 3, 4, 5 anni, perché se non lo sono, io non posso fare diagnosi. E poi, rispetto a quel grafico che abbiamo visto, l'andamento di questi sintomi dai 3 ai 5 anni, come funziona? È sempre tutto quanto uguale? Oppure ci sono sintomi che hanno espressività diversa in questa determinata fascia d'età? Le altre due domande sono tenere in considerazione quei due criteri che il DSM-5 richiede, per esempio, per fare diagnosi del carico. Uno, che questi comportamenti siano presenti in due contesti. Normalmente si tiene in considerazione casa e scuola. Due, che creino una connessione. Ed è giusto, perché se no il bambino di vacero non è un bambino di HD, se poi funziona perfettamente su tutto il resto. Se abbiamo tempo, perché come vedete ci metto tanto a parlare per ogni slide, toccheremo invece che cosa possiamo fare prima della possibilità di fare diagnosi. Quali sono quei campanelli d'allarme, quei comportamenti predittivi che ci dicono stai attenta, perché questo potrebbe diventare. Allora, vi porto questo studio che sembra datato, perché è già del 2014, ma molto attuale. Questi autori hanno preso un'ampia popolazione, hanno studiato i sintomi, hanno fatto compilare ai genitori i sintomi, domande sui sintomi ADHD, quindi riportati dal sistema di classificazione, a 3, a 4 e a 5 anni. A 6 anni tutta questa popolazione è stata sottoposta ad un processo diagnostico e hanno individuato tra questi bambini, immaginiamo tra 500 bambini, 80 bambini che avevano un chiaro e franca diagnosi di ADHD. Dopodiché sono ritornati retrospettivamente a andare a vedere ma questi come si comportavano a 3, come si comportavano a 4 e a 5 rispetto ai bambini con sviluppo tipico. E hanno scoperto che 3 sintomi, non segue le istruzioni, non ascolta, distratto dagli stimoli esterni, erano molto comuni negli ADHD, quindi il discorso di un sintomo sensibile, ed erano infrequenti nei bambini con sviluppo tipico, quindi avevano alta sensibilità e alta specificità. Quindi questi funzionano.
se gli insegnanti si pongono, ma questo c'ha 3 anni, potrebbe questi 3 sintomi li osservasse seriamente le persone. Già difficoltà dell'attenzione sostenuta, per quanto infrequenti nei bambini con sviluppo autistico, era riportata dai genitori soltanto nel 47%. Quindi la sensibilità era un pochino bassa. Molto più potente invece i sintomi iperattivi, anche se però comuni nei bambini anche con sviluppo tipico, solo che magari i bambini con sviluppo tipico non rispettano il loro turno 1-2 volte, i bambini ADHD non rispettano sempre, quindi la frequenza vi aiuta. Gli altri sintomi, inutile che vi le leggo adesso, comunque invece hanno una predittività nel corso degli anni, anche dentro l'età prescolare. Quindi man mano che il bambino passa dai 4 ai 5 anni, questi sintomi diventano predittivi. In altri termini, i sintomi inattentivi sono infrequenti anche tra i bambini diagnosticati ADHD. E capiremo dopo perché, parlando di processi. Il valore predittivo della inattenzione è molto potente invece nell'età scolare, anche perché lì cominciano le forme di intervento accademico molto strutturato e il bambino ADHD crolla. I sintomi invece di iperattività hanno una più grande sensibilità e sono sicuramente più frequenti in età prescolare, però hanno anche una bassa specificità, cioè se tu parli i bambini con sviluppo tipico non ce l'hanno, la risposta è assolutamente no, ce l'hanno ma con meno frequenza. Abbiamo poi studiato per rispondere alla seconda domanda, cioè questi sintomi si sono presenti in 2 contesti e noi abbiamo scelto ovviamente casa e scuola. Su un campione di 100 bambini, 185 controlli e 71 bambini con ADHD. La prima cosa che mi interessa farvi vedere è, guardiamo prima questi trend degli insegnanti, dei genitori, la differenza, guardate come sono molto simili i grafici, e sono insegnanti uno diverso dall'altro, non è che l'insegnante della ADHD conosce anche il bambino tipico e viceversa, ma hanno, o il genitore, la stessa cosa, hanno un tipo di andamento simile che cosa gioca? La frequenza, cioè la severità di quel comportamento, non la tipia del comportamento. I bambini ADHD si differenziano dai bambini con sviluppo tipico per questioni di grado soprattutto, non per questioni di genere. Non è che il bambino con sviluppo tipico cammina così, il bambino ADHD fa così. Il bambino ADHD corre, inciampa, non rispetta, diciamo, o il bambino con sviluppo tipico, se la maestra dice si cammina durante il corridoio, cammina. Ma il comportamento è più complesso, più severo per grado, non per altro. E gli insegnanti ci stanno dicendo questo, e i genitori ci stanno dicendo. Però ci sono, come vedete, delle diversità sul lavoro. I grafici sono diversi e capiremo perché. Se io vado a studiare la concordanza, su tutti questi bambini abbiamo studiato come concordare il genitore e come concordare l'insegnante su ogni singolo bambino. Per quanto riguarda l'attenzione, è un crollo. Solo una concordanza buona tra i clinici, il distratto e stimoli esterni, come quel lavoro che abbiamo visto, a 3 anni, e sulla scarsa attenzione sostenuta. Molto più potente invece, come vedete, sui sintomi per attenzione, cioè lì, anche perché è molto più visiva la cosa, no? E c'è anche un altro fattore perché questo accada. Perché a scuola, anche se parliamo di scuola materna, i compiti sono molto più strutturati, cioè l'insegnante deve fare un lavoro accademico, quindi il grafismo, la ricchezza dei particolari, il controllo grafico del colore, quindi non puoi fare sbagli, che serve poi per la lettoscrittura. A casa i genitori non si mettono a fare questo. La mamma sta in cucina, il bambino sta a giocare, se io chiedo alla mamma come sta a casa, che si concentra sulle attività, io sto in cucina, gioco pure un'ora, chi lo sente?
ma perché ha deciso lui quello che vuole fare e sta lì perché è catturato e giocato. Però è lo stesso bambino che se vada a sentire l'insegnante dice il pupazzetto, za, finito, particolari, occhi, naso, bocca, un optional. Allora, è chiaro che hanno parametri di valutazione diversi, proprio perché hanno parametri di valutazione diversi non concordano, però ci danno informazioni complementari che a noi clinici servono, perché dicono tutte e due cose vere, ma le dicono con una lente di ingrandimento di osservazione completamente diversa. Stessa cosa funziona anche per quanto riguarda la compromissione. Nei nostri studi i bambini ADHD hanno una più elevata compromissione nelle relazioni con i pari, nelle relazioni con gli insegnanti, fuori casa, supermercato, lasciamo perdere, in casa, a scuola, nelle competenze prescolastiche, tipo quelle attività didattiche di cui parlavamo, come il disegno, nell'interazione di gioco, perché loro irrompono. E se l'altro non accetta un certo tipo di guida, decisione di pianificazione di attività ludica in gruppo del bambino ADHD, si fa prendere le cosiddette, i cosiddetti gambe. E nella cooperatività che c'è. Adesso quello che manca soprattutto è capire i processi. Questo non l'abbiamo ancora toccato e probabilmente nessuno l'ha spiegato. Allora, voi dovete sapere che nel disturbo di ADHD due componenti giocano, saltano, l'attenzione e l'autocontrollo. Sono due funzioni esecutive importanti. L'attenzione si sviluppa e diventa sempre più complessa, più massiccia nel corso dei primi 6 anni di vita. Ed inizia, nessuno ci ha mai pensato, con i comportamenti di orientamento del bambino. Quando la mamma dice amore, lo chiama, il bambino verso i 3-4 mesi orienta sguardo e capo verso la fonte sonora, che può essere il richiamo della madre, il volto di qualcuno oppure anche un singolo campanello. Ma ciò che permette lo sviluppo delle funzioni esecutive dell'attenzione è soprattutto l'attenzione materiale. Che cos'è questa parolaccia? È la capacità di selezionare e migliorare l'attenzione focale, cioè focalizzarsi su un'attività, su un compito, usando però le rappresentazioni mentali, non gli stimoli. L'orientamento è molto legato agli stimoli. Suono, zoom, mi giro, voce oppure percezione, un giocattolino, zoom, mi giro, ma è l'esterno che guida la mia attenzione. Invece l'attenzione anteriore è io uso delle rappresentazioni interne per pianificare un'attività. Questo sviluppo dell'attenzione anteriore aumenta generalmente dai 3 ai 5 anni, con corrispondente aumento dell'attenzione sostenuta, temporale. Ecco perché nello studio che abbiamo visto prima, i bambini di 3 anni, solo il 47% dei genitori dicevano a deficit dell'attenzione sostenuta, perché probabilmente erano bambini più vicini ai 4. Se becco il bambino che ha 3 anni e un mese, ancora non è sviluppato nemmeno nei normali, quindi perché lo devi andare a chiedere negli ADHD? Infine, tutte le altre abilità molto più complesse, quelle attenzione selettiva, l'attenzione di spostarsi da due rappresentazioni interne per arrivare all'obiettivo, cioè io ho l'obiettivo di fronte, questa strategia non funziona, utilizzo quest'altra, sempre internamente, cresce dai 4 ai 6 anni, già in maniera piuttosto marcata. E noi ce ne accorgiamo rispetto a quello che dicevamo con gli insegnanti, perché c'è una sostanziale differenza tra le attività naturalistiche, il giocare, gioco libero del bambino, dove rimane lì anche per mezz'ora, e le attività strutturate, dove c'è il crollo già nella scuola materiale. Per quanto riguarda invece l'autocontrollo, ricordatevi che è strettamente legato all'attenzione, cioè la capacità di sopprimere una risposta dominante, quello che io vorrei fare,
in funzione del compito, comincia già negli 8 mesi. Quando il bambino piglia il cucchiaio e sbatte, la mamma fa no, tu vedi che il bambino si ferma. Mezzo secondo, però, inibisce il comportamento. Queste abilità, come vedete, aumentano percentualmente nel corso dello sviluppo e si integrano e lavorano con l'attenzione. Capendo questo, possiamo anche capire perché molti sintomi non sono adeguati ai 3 anni, perché non hai proprio i processi maturativi per poterti fare un disturbo, e molti sintomi hanno bisogno di avere la loro capacità di espressione dai 4 anni e mezzo ai 6, perché è quell'età in cui lo sviluppo dell'attenzione e l'autocontrollo si integrano massicciamente e permettono di poter completare un'attività, un compito in maniera congrua e con il tempo necessario. Ma allora ce la faccio, vado rapido. Ma l'altra domanda fondamentale è: che facciamo? Siamo riusciti a passare a 4 e il bambino nasce il giorno, cioè a 2 anni, 11 mesi e 29 giorni era normale, a 3 anni, boom, diventa con problemi? No, non è così, è sempre dentro un attimo. Allora, non potendo fare diagnosi sicura, perché sono troppo pochi sintomi a 3 anni, ma a partire dai 4, ci sono comunque dei fattori premonitori e predittivi? La risposta è sì. E li porto. Prego? Allora, la risposta è sì, rapidissimamente. Questo per gli addetti ai lavori. I bambini ADHD hanno dei tratti temperamentali già studiati in diversi paesi del mondo. Io l'ho studiato nell'età prescolare, ma vi assicuro che i tratti, proprio come si dice, quelli da impronte digitali, sono uguali anche studiati in Corea, studiati in America, studiati in Cina. Loro hanno un'alta ricerca della novità, cioè loro si annoiano sulla routine. Quindi hanno quel tratto temperamentale che si chiama di approccio. Io devo cercare sempre stimoli. Per il clinico, se c'è qualche clinico qui o qualche specializzando, è quel bambino che quando per la prima volta entra in una visita e la mamma si apre la porta, vede il giocattolo, se punta sul giocattolo, la madre e il padre, se entrano, se non entrano, se se ne vanno a casa, se tornano tra 3 giorni, non ne può fregare meno. Il bambino con disturbo d'ansia, prima di entrare, mi guarda, s'aggrappa alla madre, alla gamba della madre, e la madre deve camminare come cammino io con le canadesi. Quindi il bambino di HD ha un comportamento d'approccio, il bambino con disturbo d'ansia ha un comportamento di approccio. Gli ADHD sono approccio. L'altro elemento è la persistenza. Qual è questo tratto? È praticamente lo staccando vista. Devo raggiungere l'obiettivo ad ogni costo, con sforzo, con determinazione, ricomincio la gara. Questa è la linea di HD, non sanno assolutamente dove andare. Questi tratti sono universali in tutto il mondo. Sul discorso dei tratti di personalità, cioè la autodirezionalità, la rappresentazione di sé come individui autonomi, consapevoli delle loro possibilità, eccetera, qui varia. Nel senso che per i bambini piccoli, i genitori, le bambine di HD sono molto autodirettivi, perché fanno rilevare, quindi per loro sono autodirettivi, per gli insegnanti che niente, perché poi dopo si accorgono che quando stanno nel gruppo, quando devono fare delle attività, invece non sanno per gestire. Sono tutti molto d'accordo sul fatto che sono molto poco cooperativi. Spendo poco tempo sulla disregolazione emotiva perché, come vi ripeto, metà relazione già me l'ha anticipata il pediatra. Quello che vi posso dire è che la letteratura riporta che è un fattore predittivo precoce di insorgenza. Quindi, siccome emerge già nel primo anno, anno e mezzo di vita, già questi tratti si vedono, quando questi rimangono forti, costanti nel tempo, come scarsa tolleranza alla frustrazione, provate a dire un no ai bambini, no, questo non te lo conto, oppure impazienza o reattività ad ogni contrarietà, o non adesione, non compliance, non adesione alle richieste dell'altro,
Questi tratti, quando rimangono abbastanza costanti nel tempo, da un anno e mezzo a 3 anni e mezzo, cominciate a approfondire sulla dieta. Barclay, che è uno dei più grossi nomi, tra i più grossi nomi sulla dieta nel mondo, diceva che bisognerebbe includere tra i sintomi COVID la dieta, perché questa è la data fondamentale. Quindi, disturbi del sonno. Studiando con un apparecchio, con un attigrafo che è un orologetto, noi siamo riusciti a studiare i comportamenti durante il sonno. Hanno un aumento di attività motoria rispetto ai bambini normali in disciplina. Molti dicono, io li metti, ma anche nei bambini del primo anno, li metti così, te li ritrovi così il giorno dopo, pure a 4 mesi, dice che fanno, dice non lo so, giuro. E questo è evidente perché c'è una differenza. Hanno una instabilità di quelle che sono le regole del sonno. Normalmente i bambini vanno a letto dalle 8 alle 8 e mezzo, dalle 8 alle 9 a seconda delle famiglie, e si svegliano a tal ora. No, bambina di HD nell'arco di una settimana, una volta può andare a letto alle 10, una volta può andare a letto alle 11, una volta può andare, se è stanco molto, alle 8 e una volta a mezzogiorno. Ovviamente questa instabilità con orari fissi, se va a scuola materna tutto il giorno, porta ad un'alterazione per esempio delle ore di sonno, e hanno lo stesso una percentuale più alta di stabile di risveglio. L'ultimo, il componente, faccio il tempo? Sì. L'ultima componente è capire perché i bambini ADHD hanno il 50% di copresenza di disturbi del linguaggio. 1 su 2. Oh, è alta. Allora, anche qui io ritorno ai processi, perché se si capiscono i processi si capisce la critica, se no non se la fa. Allora, alcuni studi hanno dimostrato che le capacità attentive di un bambino sono fondamentali per le prime abilità di comunicazione sociale, come per esempio l'indicare, quella che viene chiamata attenzione congiunta. Quando la mamma fa guarda, guarda che c'è là, la prima volta il bambino la guarda e dice questa è una mappa, poi comincia a capire, se questa fa sempre il suo gesto ci avrà un significato, attenzione focale, fino a che la va verso la direzione del dito e comincia a fare delle ipotesi su questo gesto. Questo permette le prime regole di comunicazione sociale di tipo gestuale. Tutte queste sono più alte in bambini che hanno una buona attenzione focale verso gli 8-9 mesi. Per di più, gli stessi bambini sono stati valutati poi intorno ai 36 mesi e hanno visto che chi aveva queste abilità forti e potenti a 9 mesi aveva più autoregolazione. Quindi scopriamo aspetti della comunicazione verbale o gestuale, perché il verbale si appoggia sul gestuale, sono legate alle funzioni di attenzione. Capovolgiamo la cosa. Altri studi hanno dimostrato che i bambini che hanno abilità linguistiche a 30 mesi alte, dopo 6 mesi, quindi tra 36 mesi, hanno abilità di autoregolazione del proprio comportamento più alte di chi ha abilità basse. Quindi linguaggio e attenzione si intersecano tra di loro, si appoggiano tra di loro per crescere l'una